Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio del World Root di J-Star Victory Versus. Stiamo continuando World Root di Toriko, adesso andremo ad affrontare la missione presente nella Stella Rossa, perché questo ci permetterà di sbloccare un potenziamento della nave e che ci permetterà di affrontare le missioni secondarie mancanti che vedete nella mappa. Quindi adesso andiamo subito ad affrontare la quest, perché adesso, come vedete, abbiamo personaggi di Kenshin che ci parlano, ci lobbano, ci fanno compagnia, devo dire. Skippiamo queste chiacchiere lunghissime, ci danno questa bella gemmina rossa e questa powerful gem ci permetterà di volare alti nei cieli. Quindi davvero, davvero importante raccogliere questo oggetto. Obbligatorio in verità per il World Root, quindi niente di nuovo sotto al sole. Adesso arriva, cos'è? Una nave nera. Ah, ok, questi sono i velieri leggendari. Io ne ho già affrontato uno, quindi non farò il trofeo per aver sconfitto il primo. Ce ne sono un tot da un trofeo ucciderli, sconfiggerne un certo numero che adesso non mi ricordo esattamente quant'è, non mi ricordo se è 10 e 30 delle navi normali, sembra. Vabbè, comunque rimane il fatto che sono da sconfiggere. In questo caso abbiamo il tizio di classe di ferro, ovviamente si parla sempre dei PG classici, e nessun personaggio aggiuntivo, come sapete se avete guardato e se non l'avete fatto andateci subito a vedere il nostro video su tutte le mosse finali, potete vedere tutti i personaggi giocabili in questo titolo. Io spero ancora che nelle prossime settimane vengano annunciati in fretta dei DLC, perché purtroppo il roster di questo gioco, come abbiamo già detto più e più volte, non ci ha troppo stupito. Non è un brutto roster, però insomma, avremmo preferito qualcosa di più. Tanto adesso malmeniamo sul fame. Guarda, aia, ho fatto male, pronto. Adesso cerchiamo di corcarlo in fretta. Voilà! Prendo a calci in culo, bagarotto. Oh, ok. Pom! Atfuffen. Però continuiamo a picchiarlo a sangue, che è importante. Mi raccomando, la violenza prima di tutto. Ragazzi, date il mio avatar quanto è simpatico. Che bellissimo, bellerrimo. Voilà! Toriko è un buon PG, non a livello di Goku, ma è comunque un buon PG. Siamo comunque soddisfatti di questa scelta. E poi c'è questo pugnazzo devastante che va caricato, ma quando colpisce non dà tregua. E infatti il primo che ho che io per noi, qui si carica l'energia mangiando. Pericolo pubblico. Roda. Ci siamo nutriti a sufficienza, abbiamo caricato la nostra barra dell'energia e adesso andiamo subito a picchiare a sangue, se no non c'è gusto. E adesso cerchiamo di ucciderlo con la mossa finale. Viviamo a Victory Burst. Di cos'è? Ok, adesso prima lo tiriamo il cartone. Oh, cazzarola! No, il mio compagno che l'ha fatta. Guardate che non riesco a capire chi dei due l'ha fatta. Ragazzi, dei costumi secondari comunque hanno solo una variante di colorazione per capire chi cazzo sono i compagni e l'avversario sono uguali, non serve. Comunque riesco a prenderlo con la mossa finale. Grande prestazione. Guardalo, guardalo. Carico 1000. Toriko, spara! Dai, dai, andiamo ad ucciderlo, va là. Su via, su via. Andiamo ad ucciderlo, vai. Oh, super punch! Parapapapam! Niente, continuo a slisciarlo in malo modo. Preso lui, vaffanculo. Bene, adesso ti apro però. Adesso, quando hai finito di picchiarmi. No, mi ha aperto lui. Però così riusciamo a vincere. It's ok, il mio compagno che ha fatto qualcosa di utile in questa partita. Siamo contenti, ben 200 punti per la mia skill da maxare. Devo portarla al 10, praticamente ho un parto.
visto che non paga una fava. Prendiamo l'exp, che fa sempre comodo. Zebra è un livello vergognosamente basso, devo dire. Non ne vado molto fiero, effettivamente. Però c'è poco da fare. Facciamo altre chiacchiere. Lui ovviamente non ci si unirà al party, credo, purtroppo. È anche un bel PC. Potrei sostituire Torico, che insomma, non è proprio... non è debole, ma non è neanche questo bestione atomico. Vediamo un po' che succede, ci fa vedere una barchetta. Barchetta con Ace, Seiya e il personaggio misterioso è Rufy. Questa è la squadra di Tia. State seguendo la sua parte di World Truth, ovvero quella di Rufy, vedrete questa squadra. E adesso dobbiamo affrontare Joseph Joestar. Bene, a posto, possiamo corcarlo di bot. Tanto che nel caricamento ci spiega come utilizzare l'aiuto, nel caso non l'avessimo ancora capito. Prendiamo Rufy. Gear secondo! Partiamo subito carichi col gear secondo, cerchiamo subito di diventare neri. Che è il gear... Third, non mi ricordo mai quale cazzo di gear è. Comunque l'importante è cercare di diventare neri. Per diventare neri dovete fare la raffica di pugni, che è cerchio, semplicemente cerchio. E Rufy farà appunto questa raffica di pugni che vi farà caricare, vi farà diventare black. E ovviamente fate molto più danno, quindi è abbastanza utile, diciamo. Poi non è comodissima da attivare, perché vi impone di attivare sia il gear e poi fare la mossa e mandarla pseudo a segno, quindi non è subito come dire easy. Non è subito easy, però si fa senza problemi. E Quattai, che è, come direbbe qualcuno. Allora, continuiamo a picchiarlo, adesso prima o poi muore. Dai, ti devo togliere due vite, non è che mi ci puoi mettere una vita a morire, cortesemente. Grazie. Gear secondo. Questo video è molto gear secondo, gear secondo. Che palle, direte voi, giustamente. È un po' maronico qua col gear, che palle. Ci avete ragione, però. Cosa figa è portare Rufy al corpicino nero, bello marcio inside e in cancrena pesissima. Poi se cortesemente muori, grazie. Ok, adesso profittiamone, picchiamo e gli corriamo addosso. Così violento, grande, grande Rufy, sempre tutto come... Bene. E ora sei morto, bello mio. Bello mio, sei morto. Sei morto male anche, diciamo. Che adesso te ne sparo due, che con due ti beccherò. Questa è la prima. Corta. Pam! Super cartoni fotonici! Sbabam! L'ho slisciato. No, lo prende! Pensavo di averlo slisciato, adesso ha deciso che mi deve picchiare lui, che ne sente il bisogno, e poi secondo me io ti faccio un'altra maschinale, adesso in calma, ok? Yutto, no, ma colpito! Che grandissimo stronzo. Non sono riuscito a fare la mossa finale, ma vinco comunque, ragazzi. Non che ci fossero dubbi, però vinco comunque. Pa-pam, pam, pam, pa-ra-pam, pa-pa-ra-pam. Vittoria! Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, da domani direi che riprenderà Tia con il World Truth di Rufy, quindi noi ci vedremo prossimamente, ovviamente su Walls GameCube. Non dimenticate di visitare anche GameStar News e 3 Little Birds per tanti altri nostri nuovi video, e principalmente Next Gen su GameStar News e di vera passione su 3 Little Birds. Quindi mi raccomando, non mancate e continuate a seguirci e a darci il vostro supporto. Ciao belli!